Peppa e Bonafini, io le seguo già da tempo. Mi ci sono perso dentro. Che cosa sto facendo? Che cosa sto facendo? Se il quadro giusto per il mio chiodo fisso. Se il quadro giusto. Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video del nostro canale. Oggi siamo qua in camera mia e più precisamente davanti a una bella schermata di Logic perché volevo farvi vedere come io approccio un mix minimale della batteria. È un mix ovviamente non professionale, ma io qualche giorno fa ho registrato una drum cover di Posti, una nostra canzone. L'ho registrata mettendo pochissimi microfoni sulla batteria e volevo farvi vedere come usando solo due plugin per ogni canale possiamo ottenere un mix e scolpire un suono di batteria che va benissimo per quello che è l'utilizzo social o appunto YouTube. Se siete nuovi su questo canale vi invito fin da ora ad iscrivervi, a mettere un like a questo video e mi direte poi a fine del video se questi consigli, questo approccio è più o meno quello che avete anche voi o se questi consigli vi torneranno utili. Ok, siamo qua davanti alla schermata di Logic, vi spiego un po' come ho registrato la batteria. Allora, questa che vedete è Posti, è il master che utilizzo in questo caso come base per la drum cover. Poi abbiamo un canale che è la microfonazione della cassa. L'ho microfonata internamente, ho appoggiato sulla coperta il Beta 52 della Shure, un microfono che più o meno tutti conosciamo. Ho microfonato poi il rullante solo sopra, solo sul top, e poi ho messo una coppia di overhead AY, uno a destra e uno a sinistra. Ovviamente li ho pannati adesso. Come procedo poi per mixare? Allora, come vedete appunto, ho anche qui nella schermata mixer i quattro canali. Ho creato un bus degli overhead in modo che non lavoreremo sui canali singoli, ma lavoreremo direttamente sui bus. In questo modo, facendo un passaggio solo, riusciamo a lavorare sulla coppia. Ho fatto poi anche un bus totale della batteria in cui ho già messo un plugin che è un bus compressor. Poi vediamo come lo uso e perché lo uso. Un altro canale che è il riverbero per creare la stanza attorno alla batteria e lo stereo out, quindi il master su cui c'è già piantato un bel limiter. Allora, come procedo io quindi in questi mix, che sono mix molto veloci? Allora, parto alzando il volume di quel canale che mi riprende lo strumento nella maniera più completa, ovvero il bus degli overhead. Quindi faccio andare il pezzo, in questo momento muto la base e sentiamo come suona la batteria ripresa dagli overhead. Ok, in questo canale io ho quindi sia un po' di cassa, un po' di rullante e i piatti. Andiamo adesso ad alzare uno per volta prima il canale della cassa, del microfono di prossimità della cassa e poi quello del rullante per completare il suono. Ok, in questo momento quindi abbiamo la cassa e il rullante che sono andati a rinforzare il suono degli overhead. Adesso andiamo ad agire, come vi dicevo, solo usando due plugin, nella fattispecie il compressore e l'equalizzatore. Quindi apriamo l'equalizzatore stock sul canale della cassa e andrò a fare un intervento additivo, cioè boosterò una frequenza, e un intervento sottrattivo, quindi toglierò una frequenza che potrebbe darmi fastidio. Ok, diamo un po' di sub a questa cassa, che ne ha già abbastanza di suoi. Di suo.
e vado a togliere questa frequenza che un po' mi disturba. Ok, come vedete non sono interventi troppo drastici, ho alzato di 2 dB e mezzo, ho tagliato di 2,7 dB, quindi proprio poca roba, che però ci può appunto aiutare a scolpire il nostro suono. Facciamo la stessa cosa adesso sul rullante. Questa è fondamentale. Visto che è molto presente, la vado a tagliare un pelino, e visto che ho solo il canale della pelle di sopra, voglio dargli un po' di frequenza alta, un po' di cordiera che in realtà non abbiamo microfonato. Ok, adesso secondo plugin in ogni canale, il compressore. Andiamo a vedere cosa fa un compressore su questi canali. Apro un compressore che è il Kotelnikov, che è un compressore free, che però secondo me funziona molto bene, e adesso l'ho aperto sul canale della cassa. Andiamo a sentire come lavora. Ok, come sentite, il compressore fa un intervento che sostanzialmente va a ridurre i picchi e quindi li rende tutti omogenei, perché come sappiamo tutti la batteria è uno strumento in cui i colpi da uno all'altro possono variare, quindi ce li appiattisce, ci appiattisce il picco massimo, nello stesso tempo compatta il suono e quindi risulta più potente. Con... senza, con, buono. Passiamo al compressore sul rullante. Con la threshold decidiamo da che punto farlo lavorare. Senza, con, ok, andiamo a fare l'intervento di EQ anche sul bus degli overhead, quindi sui piatti. Qui sugli overhead mi sento di tagliare un po' di basse in modo che non confliggano con gli altri microfoni. In questo caso faccio due interventi, entrambi sottrattivi, perché sento che c'è tanto rullante.
degli Overhead. Con. Senza. Ok, passiamo al bus dell'intera batteria. Come vi ho detto prima, qui ho messo un plugin che è un bus compressor. In questo caso lo riportiamo con i settaggi di partenza. Cosa serve? Serve a compattare, quindi a comprimere e appunto livellare i picchi e compattare il suono, renderlo più omogeneo, in questo caso sull'intera batteria, quindi su tutti i quattro i microfoni con cui l'abbiamo microfonata. Questo bus compressor secondo me lavora bene quando sta tra lo 0 e il 4, quindi attacco al minimo in modo che prenda tutti i picchi, release al massimo in modo che tenga tutto dentro, ratio non altissima e andiamo ad abbassare la threshold fin quando la lancetta non si muoverà tra lo 0 e il 4. Ok, vedo che la lancetta si muove molto di più quando, quando c'è il colpo del rullante rispetto alla cassa. Questo potrebbe essere perché non ho compresso il bus degli overhead in cui il rullante c'è tanto. In questo caso però non voglio comprimere tutto, voglio comprimere il range in cui il rullante suona. Cosa faccio quindi? Vado ad aprirmi il compressore multibanda stock di Logic e vado a comprimere quello che è il range principale in cui suona il rullante. Come vedete, quando il rullante suona, lui lo abbassa di volume. Vediamo come lavora adesso il compressore. Ok, vedete che adesso è sollecitato più uniformemente sia dalla cassa che dal rullante. Andiamo avanti. Ho creato un altro bus in cui mando principalmente rullante e il bus degli overhead, ma anche un po' di cassa. E in questo bus ho messo un riverbero. Perché? Perché la batteria, così come l'abbiamo mixata fino adesso, suona, ma suona molto secca. Quindi cosa facciamo adesso con il riverbero? Andiamo a mettere la nostra batteria dentro una stanza e quindi gli diamo quel senso di realismo che ascoltata dal vivo avrebbe. Quindi le mandate sono fatte, adesso accendo il riverbero e lo sentiamo. Come vedete, ho scelto una chamber, cioè una camera, perché questa batteria effettivamente è stata suonata in una stanza non eccessivamente grossa e quindi andare a ricreare il suono di una hall o di un teatro sarebbe stato irrealistico dal momento che questa batteria dobbiamo metterla sotto un video, tra l'altro. Quindi andiamo a sentire questo intervento, adesso tiro giù tutto il canale del riverbero e lo andrò a sommare alla batteria, così sentiamo che effetto fa. Batteria secca. Aggiungiamo un po' di riverbero.
Ok, come vedete il riverbero non è eccessivo, serve metterne quel tanto che dia un senso di realismo. Il riverbero c'è, ma non si deve sentire. Quando c'è e non si sente, lavora bene. Cosa abbiamo fatto come ultimo intervento per finire il nostro mini mix super veloce per i social? Sul canale dello stereo, quindi ciò che prende tutto, sono andato a mettere un limiter. Il limiter serve per dare un po' di volume in più. Andiamo a vedere che lavoro fa. Come vedete, dandogli il gain, lui toglie qualche picco e questo è molto utile perché è come se fosse un compressore, non ci fa andare oltre la soglia in cui distorcerebbe e ci permette di alzare il volume generale. Come vedete, il limiter ci serve a non far andare mai in distorsione il suono e grazie a questo ci permette di raggiungere un volume percepito più alto. Quindi andiamo a sentire senza l'intervento del limiter e con l'intervento e poi andiamo a mettergli la base. Senza, con. Adesso gli mettiamo la base. Come vedete, picchiamo qua, ma non andiamo mai oltre lo 0 digit. Bene amici, questo era velocissimamente il mio processo sia di microfonazione per una drum cover che di mix molto veloce. Secondo me funziona, fa il suo, scolpisce il suono quel tanto che basta per avere un suono chiaro e definito e fare il suo sui social. Se questo video vi è piaciuto, ditemelo qui sotto nei commenti, raccontatemi come voi mixate le vostre batterie per i social. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video, sempre sul nostro canale, sempre a mezzogiorno. Ciao!